Salve a tutti! Vediamo ora come riconoscere subito, dato un sistema di due equazioni in due incognite, se esso ha una soluzione o non ne ha, o ha infinite soluzioni. Allora, quando abbiamo un sistema di due equazioni in due incognite, ciascuna delle due equazioni rappresenta una retta nel piano. E abbiamo tre casi diversi. Per Quindi, in un caso, le due rette si intersecano. Un'equazione rappresenta una retta, un'altra equazione rappresenta un'altra retta. Si intersecano in un punto. Questo punto ha due coordinate, x e y, e quelle coordinate sono proprio le soluzioni del sistema. Un altro caso è che le due equazioni rappresentano due rette parallele. Queste non si intersecano e quindi non abbiamo la soluzione. Oppure le due equazioni rappresentano due rette che coincidono e quindi possiamo dire che si intersecano dappertutto e quindi abbiamo infinite soluzioni che sono date da tutti i punti della retta. Ogni punto ha due coordinate x e y che sono la soluzione. Ma a questo come si fa a riconoscere subito guardando il sistema? Beh, vediamolo con qualche esempio. Se abbiamo il sistema 2x più y meno 5 uguale a 0 e 6x più 3y più 4 uguale a 0. Noi dobbiamo notare questo. Qui abbiamo y e qui 3y, qui 2x e qui 6x. Sono proporzionali. Noi possiamo moltiplicare la prima equazione. Sì, lasciamo stare il termine senza le incognite, no? Allora, qui abbiamo la proporzionalità. Possiamo adesso cosa possiamo pensare? Di moltiplicare la prima equazione con 3. Moltiplichiamo con 3 la prima equazione. Qui ottengo 6x più 3y meno 15 uguale a 0. E la seconda la ricopio. Visto che i coefficienti di x e y erano proporzionali tra loro, come vedete, una volta moltiplicato, qui ho 6x, 6x, 3y, 3y. Tutta questa parte è uguale, cambiano solo questi. E allora adesso cosa posso fare? Posso sottrarre entrambe le equazioni. Quindi faccio 6x meno 6x è 0, 3y meno 3y è 0, meno 15 meno 4 fa meno 19 è uguale, qui abbiamo 0 meno 0 uguale a 0. Ma noi sappiamo che meno 19 uguale a 0 è falso, non è vero. E quindi significa, se questo non è vero, significa che questo sistema non ha soluzioni. Ma guardiamo qui, il fatto che il sistema non ha soluzioni significa che le due equazioni rappresentano due rette parallele. Quindi queste rappresentano due rette parallele. Giusto una nota per chiarire meglio la cosa, perché due rette parallele hanno la stessa pendenza, e qua come vediamo la pendenza? Portando le equazioni in forma esplicita, esplicitando la y. In questa prima equazione io potrei lasciare y al lato sinistro e portare 2x e meno 5 dall'altro lato, quindi ho meno 2x più 5. E nella seconda equazione qua ho 3y e porto dall'altra parte 6x e 4, meno 6x meno 4. E qua ancora questa seconda equazione devo dividerla con 3, e quindi questa seconda diventa y uguale, allora meno 6 diviso 3 è meno 2x. Qua abbiamo meno 4 terzi. Però non importa, se noi abbiamo l'equazione a forma y mx più n, oppure vabbè,
se no, diciamo così, y è uguale kx più n, k è la pendenza. Qui la pendenza è meno 2, anche qui la pendenza è meno 2. Questo termine cambia, quindi non è la stessa retta, sono due rette parallele. E questo è dovuto al fatto che sono proporzionali i coefficienti di x e di y. E però questi termini non sono nella stessa proporzione, quindi abbiamo due valori diversi, qua troviamo qualcosa che non è zero, se li sottraiamo. E abbiamo ancora appunto l'altro caso delle rette che coincidono. Allora, vediamo. Un esempio, abbiamo 7x meno 2y più 3 uguale a 0 è 14x meno 4y più 6 uguale a 0. Di nuovo, come prima, sono proporzionali i coefficienti di x e y, 7, 14 meno 2 meno 4. La differenza con prima è che hanno la stessa proporzione anche questi termini qua. Comunque, diciamo che moltiplichiamo la prima equazione con 2, in modo che 7x diventa proprio 14x, moltiplichiamo un 2 qua, 14x, qui moltiplico anche per 2, meno 4y più 6 uguale a 0. E vediamo che moltiplicando questa prima equazione troviamo la seconda, quindi in realtà sono tutte e due la stessa equazione, sono due rette. Queste due equazioni rappresentano due rette coincidenti e le soluzioni del sistema sono infinite, sono tutti i punti che stanno su queste due rette coincidenti. E allora quando è che abbiamo questo caso di due rette che si intersecano? È proprio quando non è vero che sono nella stessa proporzione i coefficienti di x e di y, perché tutti i casi abbiamo visto succede. Abbiamo appena visto questo e questo, li otteniamo quando i coefficienti di x e di y sono nella stessa proporzione. Quando non sono nella stessa proporzione, troviamo questo caso qua di rette che si intersecano. Abbiamo una sola soluzione del sistema. Per favore, mettete un mi piace, iscrivetevi, grazie.